Bene, in questo video voglio parlare di come scegliere il vero amore. Ecco che la cosa veramente importante è proprio l'ultima parola, il vero amore. Come distinguere, diciamo, l'amore vero dall'illusione d'amore. Intanto perché si manifesta l'illusione d'amore e che cos'è l'illusione d'amore? L'illusione d'amore si manifesta semplicemente quando noi abbiamo una parte emotiva che non è sufficientemente appagata e non essendo sufficientemente appagata attraverso il nostro comportamento, attraverso le cose che facciamo. Cioè, se non siamo in grado di erogare le polpette buone alla nostra parte emotiva, la nostra parte emotiva si procurerà le sue vettovaglie emozionali attraverso polpette avvelenate. E una metodologia, un modo semplice è quello di farci innamorare attraverso un'illusione, cioè credere che una relazione sia basata sull'amore quando invece è soltanto un erogatore di tensione emozionale, questa persona o questa cosa o questa idea o questo evento ed acquisisce molto potenziale di seduzione, di coinvolgimento nei nostri confronti. Quando dicevo idea cosa persona, è perché un'illusione d'amore può anche essere quella che vive un kamikaze nei confronti di un'ideologia, nei confronti di una religione e per questo può arrivare addirittura a dedicare ciò che di più importante ha, cioè la sua vita, facendosi saltare. E questa è una tipica illusione d'amore, diciamo, portata ai limiti estremi, ma più comunemente viviamo illusioni d'amore in mille situazioni della nostra vita, soprattutto ogni volta che ci coinvolgiamo con qualcosa che non ci appaga, che non ci rende felici, ma nonostante questo, nonostante l'infelicità, restiamo vincolati a questa situazione, che può essere una persona, un lavoro, un familiare, qualunque cosa. Questo significa che questa persona, idea, cosa, ci somministra delle tensioni emotive. La nostra parte emotiva è particolarmente ricettiva quando è affamato. È come una persona che vive dei profondi stati di fame e sarà disposta a mangiarsi i topi morti, per fare un esempio, piuttosto che morire di fame. Ecco quindi che per scegliere il vero amore dobbiamo essere liberi e finché abbiamo una parte emotiva appagata sarà una parte emotiva che ci metterà il bastone tra le ruote. Non saremo veramente liberi di esercitare il libero arbitrio. Cioè il libero arbitrio, la capacità di scegliere liberamente, può verificarsi soltanto quando abbiamo una parte emotiva appagata. Quindi è di fondamentale importanza imparare a dialogare con la nostra parte emotiva per capire se vive, diciamo, se non è contenta, diciamo, dello stile di vita che gli forniamo, in modo tale da poter tarare, da poter calibrare il nostro stile di vita, adeguandolo alle esigenze emotive. Perché una volta che avremo una parte emotiva completamente appagata, o perlomeno, in modo prevalente appagato, in modo tale che l'appagamento sia maggiore rispetto al non appagamento, avremo dentro di noi un potente alleato, come diceva Tony Robbins, dentro di noi vive un gigante. Questo gigante va solo ammaestrato, tra virgolette, va solo, diciamo, motivato a supportarci nei nostri obiettivi, a facilitarci il raggiungimento del benessere e della felicità. Perché se non raggiungiamo il benessere e la felicità, cioè se non raggiungiamo il vero amore, raggiungeremo sicuramente delle illusioni d'amore e queste illusioni d'amore ci terranno vincolati in situazioni che non ci daranno appagamento, spesso ci daranno sofferenze e ci depaupereranno del patrimonio più importante che abbiamo nella nostra vita, cioè il nostro tempo. Perché noi esseri umani potremmo avere mille tracolli finanziari di qualunque genere, potremmo rifarci. Acquisendo ancora più ricchezze, più fama, quello che è, ma tutto il tempo perso in situazioni che ci generano sofferenza, quello non lo riacquisteremo più. Ogni secondo perduto è appunto un secondo perduto, un secondo di vita che abbiamo sottratto alla felicità. E spesso questi secondi diventano tanti. In un anno ce ne sono 86.400, in un giorno ce ne sono 86.400. In un anno sono tantissimi, per cui dobbiamo imparare veramente per vivere il vero amore, per poter scegliere il vero amore, il primo passo da fare è quello di alimentare emotivamente la nostra parte emotiva, in modo tale che sarà una parte emotiva appagata e non ci metterà più il bastone tra le ruote. E per fare questo dobbiamo imparare il linguaggio, dobbiamo imparare ad entrare in sintonia profonda con le enormi risorse che ognuno di noi ha dentro di sé.
e che non aspettano altro che di venire scoperte, che di venire valorizzate e utilizzate. Quindi parlare con la nostra parte emotiva. Per fare questo, ovviamente, è necessario conoscere il linguaggio della sfera emotiva. La sfera emotiva si esprime attraverso prosemi, che cinesi, che paralinguistiche, contatto, comunicazione simbolica. Ci sono tutto un mondo dietro alla comunicazione emotiva. Però è veramente importante per vivere bene e vivere tutto sommato in armonia, in pace con noi stessi e con gli altri. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi anche come al solito sul blog http www.seduzionevip.com. Ciao a tutti!